Allora, buongiorno a tutti. Abbiamo chiesto ai giornalisti che gentilmente sono presenti di poter dare qualche chiarimento rispetto a queste delibere che l'assessore Palma e l'amministrazione hanno portato in Consiglio Comunale tempestivamente, per far sì, come hanno detto ieri i capigruppo di maggioranza, che potesse passare il messaggio chiaro ed esaustivo rispetto ai problemi che si sono posti gli stessi consiglieri comunali davanti ad una situazione governativa incerta sul discorso del rinvio della possibilità del pagamento di questa TASI, che è una tassa che è stata per legge introdotta con una conclusione dell'iter parlamentare di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 5 di maggio. Quindi l'amministrazione ha preparato le delibere ed era giusto, come è stato giusto, che il Consiglio facesse la sua parte. L'abbiamo deliberate tutte e quattro le delibere. L'assessore Palma ora dà a tutti, perché questo è un chiarimento che serve per tutti, e poi se ci sono domande i giornalisti faranno le loro domande in modo che l'assessore possa rispondere. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Le delibere che abbiamo oggi approvato sono delibere importanti perché vanno a ridisegnare la fiscalità locale e, come ci ricordava il Presidente, l'iter si è concluso con la pubblicazione della legge di conversione del decreto legge 16 del 2014, nella legge 68, convertita il 2 maggio e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio. Quindi pochi giorni a disposizione per mettere in campo tutta l'azione amministrativa e gli atti deliberativi per essere poi tempestivi nel termine purtroppo perentorio del 23 maggio per il trasferimento al MEF delle delibere in atto. Siamo tra i pochi comuni, sicuramente tra i comuni più grandi, siamo uno dei pochi comuni che è riuscito a fare questa attività, quindi questo deve essere motivo d'orgoglio, perché oggi abbiamo dato un grande riscontro, una grande risposta all'azione, alla responsabilità amministrativa del Consiglio e dell'amministrazione tutta. Quindi un atto che ci consente di mantenere e rispettare le scadenze che erano state immaginate. Non c'è proroga, io ritengo che sia opportuno evidenziare che ad oggi non c'è nessuna proroga, c'è solamente una comunicazione che viene fatta dal Ministero che dice per i comuni inadempienti che non riusciranno a trasmettere, a pubblicare e a approvare le delibere sulla IUC entro ovviamente il 23 maggio, avranno la possibilità, ma questo bisogna anche capire in che termini e in che condizioni, di farla pagare a settembre, senza dire come, quando, in che data precisa. Quindi siamo ancora con un comunicato, non c'è un provvedimento, quindi noi che avevamo calendarizzato e avevamo fatto gli atti deliberativi tempestivamente abbiamo ritenuto opportuno e doveroso concludere questo iter di sana e corretta gestione amministrativa. Questo ci consentirà anche di non disallineare i due tributi patrimoniali, perché abbiamo l'IMU che comunque andava pagato entro il 16 giugno, perché la norma dice in mancanza di un nuovo regolamento si applica il vecchio regolamento. Quindi in ogni caso i proprietari di altre abitazioni o di esercizi commerciali o di opifici industriali avrebbero comunque dovuto pagare da soli entro il 16 giugno, mentre gli altri proprietari delle abitazioni principali non avrebbero pagato nulla. Quindi questo disallineamento probabilmente sarebbe stato anche non corretto in termini, diciamo, di giustizia amministrativa, e poi avremmo avuto attraverso la proroga problemi, devo dire, anche di pianificazione finanziaria delle provvidenze e delle risorse che necessita questa amministrazione. Io credo che sia stata una pagina importante di sana e corretta gestione della macchina amministrativa, e vorrei anche mettere in risalto che attraverso questa nuova regolamentazione siamo riusciti anche a ridurre molto l'impatto di questa tassa, questa nuova tassa che va a sostituire quello 0,30, quei 30 centesimi a metro quadrato che abbiamo pagato come maggiorazione sulla vecchia TARES l'anno scorso. Questi 30 centesimi venivano da noi messi, sono stati attribuiti, addebitati alla cittadinanza, li abbiamo incassati e poi li abbiamo trasferiti al centro, quindi a Roma, per costituire il fondo di solidarietà comunale che poi è stato ripartito presso le amministrazioni locali. Quindi diciamo un sistema abbastanza insolito, tanto per usare un eufemismo. Invece
oggi, attraverso questo meccanismo di fiscalità decentrata, e non parlerei mai di federalismo, ma di fiscalità decentrata, abbiamo la possibilità ora di governare con le nostre risorse il territorio attraverso quello che riesce a fare l'amministrazione con il proprio gettito. Quindi è stato un aspetto importante. Cosa fondamentale è che la TASI, così come l'abbiamo strutturata, non graverà sugli inquilini. È un aspetto fondamentale. Attraverso il meccanismo che abbiamo messo in campo, tutti coloro i quali o sono proprietari di abitazioni di modesto valore o sono inquilini e quindi non hanno proprietà, non pagheranno la TASI, perché abbiamo rispettato il principio dell'equivalenza che è previsto dalla norma, dalla legge di stabilità, e quindi coloro i quali con la vecchia normativa IMU non pagavano attraverso il meccanismo delle detrazioni, attraverso il meccanismo delle detrazioni che abbiamo previsto in TASI, continueranno a non pagare. Coloro i quali invece pagavano un IMU sull'abitazione principale, mi riferisco ovviamente alla platea dei proprietari di A2, pagheranno sicuramente di meno rispetto a quello che pagavano con l'IMU abitazione principale. Quindi il principio dell'equivalenza lo abbiamo pienamente rispettato, e in più non abbiamo addebitato e fatto attribuire a una platea importante, che sono gli inquilini e gli esercenti di attività commerciali, questa tassa ulteriore che è stata in qualche modo recepita con il regolamento IUC dalla legge di stabilità. Prima di dare la parola ai giornalisti che vogliono intervenire, mi pare che la tempestività e la brevità delle dichiarazioni consenta a voi giornalisti fare il vostro lavoro approfondendo i temi che riterrete di fare, voglio sottolineare una cosa. Come Presidente del Consiglio Comunale, la maggioranza ha avuto, come dire, la determinazione di fare, la chiarezza di fare, l'impegno di fare, ma l'opposizione è stata correttamente in posizione di non ostacolare con emendamenti o altro le approvazioni. Dobbiamo dare atto che l'opposizione ha manifestato, astenendosi o non partecipando al voto, le delibere, ma soltanto però con una presenza articolata e senza opposizione strumentale. Io mi fermo qua, se ci sono domande, prego. Prego. Salve, sono Paolo Pozzo del Corriere del Mezzogiorno. Volevo, innanzitutto fare una premessa: se ci fate a noi giornalisti avere copia delle delibere, perché per noi sarebbe importante lavorare sul caso. Poi mi sembrava di capire dalle parole dell'assessore, quindi non pagava l'IMU prima casa, non pagherà neanche la TASI. Poi la TASI assorbe la TARES oppure no? Questo era il... No, io... Parlava di quei 30 centesimi. Quei 30 centesimi continuano a gravare sulla tassa dei rifiuti oppure no? No, assolutamente no. Abbiamo la IUC è composta di... Che è completo. Come si paga? Cioè, arriveranno i bollettini a casa dei cittadini o si pagherà con la dichiarazione dei redditi, quindi tramite... Allora, la IUC è composta da tre teste, la TARI, la TASI e la LIMU. L'anno scorso non esisteva la TASI e fu previsto dalla legge una maggiorazione di 30 centesimi a metro quadrato, che poi il comune ha fatto da sostituto imposta, ha acquisito questi 30 centesimi e poi li ha versati al centro, quindi al governo, allo Stato. In quell'occasione poi lo Stato ha creato il Fondo di Solidarietà Comunale e poi l'ha distribuito. Questi 30 centesimi ovviamente non graveranno sulla TARI, che ha sostituito la TARES. La TASI, per norma prevista dalla legge di stabilità, segue lo stesso criterio di applicazione dell'IMU, quindi si applica sulla categoria, sulla rendita catastale, quindi il meccanismo è uguale. Uguale è anche il meccanismo di autoliquidazione, quindi ad oggi la norma prevede l'autoliquidazione attraverso l'F24, il modello F24. Abbiamo ritenuto opportuno rimanere comunque la data 16, perché 16 sappiamo bene è una data entro cui scadono anche una serie di tributi. Questo consentirebbe ovviamente ad utilizzare anche l'istituto della compensazione qualora ci fossero a beneficio del contribuente delle poste creditore che possono essere messe in correlazione, in compensazione con la TASI dovuta. Non so se ho risposto a tutto. I 30 centesimi non si pagheranno più. No, no, nella TARI non ci saranno. La TARI torna a essere la ex TARI senza
senza i 30 centesimi. Esatto. Possiamo dire che la prossima tassa dei rifiuti sarà più leggera rispetto a utilizzando i vecchi parametri? Assolutamente sì. No, sui parametri oggi non abbiamo deliberato sui coefficienti, perché stiamo lavorando per cercare di, considerando la rigidità del sistema, perché il sistema prevede dei parametri e degli intervalli e per settori merceologici, stiamo lavorando per verificare le possibili soluzioni per ridurre, oltre alla riduzione di fatto che si ha attraverso la non applicazione del 30 centesimi al metro quadrato, ma anche un'ulteriore riduzione per quelle categorie merceologiche o quelle attività più penalizzate. Ci sono altri interventi? Prego. La proiezione dell'incasso. Nella proiezione praticamente degli incassi derivanti appunto dalle nuove masse. Prudenzialmente la proiezione che noi facciamo sono circa 60 milioni. No, parliamo della TASI. Abbiamo attraverso il meccanismo della maggiorazione dello 0,8 per mille, passando dall'aliquota massima, perché per il 2014 è consentito sull'aliquota massima, la possibilità di attribuire un'ulteriore maggiorazione di 0,8 per mille, purché questa maggiorazione non si converti in gettito per l'amministrazione, ma in detrazioni a beneficio della collettività, anche per rispettare quel cosiddetto principio di equivalenza con l'IMU abitazione principale, quando si tassavano le abitazioni principali. Questo meccanismo messo in campo dall'amministrazione genera 20 milioni di, diciamo, gettito virtuale che vengono convertiti in detrazione per far sì che attraverso il meccanismo di detrazione coloro i quali avevano proprietà e hanno proprietà con rendita catastale bassa e non pagavano sempre attraverso il meccanismo delle detrazioni previste dall'IMU, come non pagavano all'epoca, attraverso il meccanismo che abbiamo oggi immaginato dei 100 e 250 euro a secondo se sotto, sopra o sotto la rendita catastale ai 300 euro, riusciremo a rispettare questo principio di equivalenza. Quindi coloro i quali non pagavano all'epoca continuano a non pagare anche con la TASI. Ci sono altri interventi? Allora, non ci sono altri interventi, vi ringraziamo, ringrazio particolarmente, ho già ringraziato i consiglieri, ho ringraziato a nome dell'ufficio di presidenza, mi pare che si è fatto un buon lavoro per la città, ho ringraziato anche l'opposizione, quindi mi pare che possiamo dire che oggi è stata una buona giornata per la nostra città, grazie.